domanda delle domande, quindi già questa domanda basterebbe a interrogarci per tutta la discussione, per tutto il tempo che abbiamo a disposizione, ma cercherò di limitarmi. Che cos'è la filosofia? Ci sono una molteplicità di definizioni possibili di questa pratica che può essere sviluppata in modi molto diversi. Io partirei da una possibile definizione, che non è la sola né quella esclusiva, partirei da una definizione che prendo a prestito da quello che è il più grande filosofo dell'epoca moderna, Hegel, il quale nel suo capolavoro, La fenomenologia dello spirito, diceva che l'importante è rendere conosciuto ciò che è soltanto noto. Ecco, forse questo potrebbe essere lo spirito vero della filosofia. Problematizzare l'ovvio, trasformare in problema di discussione, di interrogazione, ciò che solitamente, vuoi per la forza inerziale dei pregiudizi, vuoi per la complicità della manipolazione organizzata e delle ideologie, viene presentato come se fosse ovvio e da doversi accettare silenziosamente. La filosofia invece, da Socrate in poi, questa è la sua cifra, interroga criticamente l'ovvio per problematizzarlo. Ciò che viene vissuto dalla cittadinanza come se fosse qualcosa di ovvio da doversi accettare in silenzio, la filosofia lo mette in discussione perché ne chiede il fondamento, ne interroga radicalmente il fondamento, che è quello che appunto faceva Socrate nell'agorà ateniese, quando problematizzava ciò che i suoi concittadini invece assumevano inerzialmente come se fosse ovvio. Ti estin, che cos'è, chiedeva Socrate di tutto, cioè problematizzava l'ovvio e chiedeva ragione delle cose. La filosofia questo deve fare anzitutto, problematizzare l'ovvio, ma non solo questo, questo potremmo dire è lo stadio iniziale, il punto di partenza della pratica filosofica come interrogazione radicale che non conosce un hic sunt leones. Anche le scienze tradizionalmente si interrogano criticamente sulla realtà, però partono da presupposti, da postulati. La filosofia invece muove da una critica radicale e non conosce postulati, mette tutto in discussione. Il dialogo filosofico è questo di essenziale, il fatto che si discute di tutto senza accettare nulla di ovvio. Viene considerato vero solo ciò che resiste al fuoco della confutazione nel dialogo. Quindi questo è il punto di partenza, direi, della filosofia, ma non è solo questo la filosofia. Se dovessi provare a darne una definizione generale, prendendo le mosse da questa che si è appena tratteggiata, direi che la filosofia è conoscenza della totalità, sua valutazione ed eventualmente sua trasformazione. Cosa vuol dire questa definizione apparentemente molto enigmatica? Vuol dire che la filosofia deve conoscere il proprio tempo storico, cioè la totalità sociale, politica del proprio orizzonte storico, giudicarlo, ecco perché la filosofia esiste sempre come giudizio valutativo sulla realtà, il presupposto delle scienze per cui bisogna essere imparziali, può a giusto titolo valere nell'ambito delle scienze, nella scienza fisica, ad esempio, nella matematica, ma nell'ambito filosofico non ha alcun senso dire essere avvalutativi, non esprimere giudizi di valore. La filosofia è sempre unione inscindibile di conoscenza e valutazione. Chiunque abbia anche solo letto i dialoghi di Platone sa bene come queste due dimensioni della conoscenza e della valutazione si intreccino senza soluzione di continuità e a geometrie variabili, per cui si conosce e si valuta la realtà. La filosofia non può essere avvalutativa. Dire alla filosofia, come spesso capita, soprattutto in questi tempi, di non essere valutativa, è come dirle di non essere filosofia, cioè di abbandonare la propria specificità, perché la filosofia, appunto, ripeto, è sempre unione inscindibile di conoscenza e valutazione del proprio tempo storico e poi eventualmente di sua trasformazione, laddove il tempo storico non corrisponda alle sue potenzialità, ossia, direbbe certa filosofia, alienato rispetto alle sue potenzialità. Quindi nella filosofia vi è anche una componente pratico-trasformativa che mette sotto scacco quella visione largamente diffusa secondo la cui la filosofia sarebbe solo contemplazione astratta della realtà. La filosofia invece ha una sua portata pratica e trasformatrice, anzi la filosofia è per sua essenza, io credo, anche una filosofia dell'azione. Una filosofia pratica, si possono citare mille esempi naturalmente di questa concezione pratico-trasformativa della filosofia, molto diversi fra loro anche, Fichte ad esempio, Marx, Hegel stesso, Gentile in Italia, Gramsci, no? Per citare alcuni dei più grandi e molto diversi anche fra loro come profilo.